Senti, quanta timidezza c'è insita in un comico? Ma io so, per quanto mi riguarda, ne ho tanta, tantissima, e sono timido fino a che non entro sul palco. Poi, quando entro nel palco, sento la competizione, quindi dopo lotto con un leone per portare a casa il traguardo e vinco spesso, insomma, quasi sempre vinco io, perché delle volte anche fai delle serate che dici, dai delle cose e la gente non ride, oppure non gli hai trasmesso quello che volevi, oh, può capitare, certo. Come un calciatore, Ibrahimovic dice, oh, è più forte del mondo, poi va in campo e non fa gol, e dice, ma come mai non ha fatto gol? È uguale, è nel stesso lavoro. Quindi io sono timido sempre e ho sempre paura, come la prima volta, come il mio primo spettacolo fatto a Pergine, fatto proprio montato sul palco a salutare tutti, e ora Nichi Giustini, questo comico, vieni, dai, vieni da San Giovanni, e feci 2 o 3 minuti di esibizione. Ecco, quella paura lì ce l'ho ancora adesso, che sono, insomma, ho 48 anni e lavoro sempre in posti belli, in posti brutti, e non trovo differenze, ho sempre paura, sempre timidezza, perché sono timido io sotto sotto. Ma com'è stato dopo che c'è stato i primi esordi in casa Rai? Sì. E quindi tu hai fatto quelle che un tempo erano le competizioni fra comici, fra imitatori, certo, e poi sei stato, stasera mi butto, sì. Stasera mi butto, e poi sei stato con Mara Venierre, con Raffaellona, con Raffaellona Carrà. Indubbiamente uscire da quelle situazioni ti proietta subito come VIP, e quindi le persone fuori che ti fermano e tutto, per un timido, quindi com'è il rapporto poi dopo con, non tanto con il successo, ma con le persone? No, allora, sono timido, però lo adoro io sta cosa. Se no, si lavorava alle Poste. Bravo, ci sono alcuni VIP o presunti tali che veramente scappano, vanno via, no? No, io ci vado incontro, cioè trovo a testimoniare le persone che sono accanto a me. Cioè, io se vedo una persona, scusi, ma se sono incerti, sì, sono io. Può spiegargli, perché alcuni mi cambiano nomi, ma tu sei Rocco? No, un sorro, io gli spiego, ho fatto questo e questo. Ah, capito, glielo spiego invece di, se no ho paura di passare male, come dire, guarda, io non mi guardavo nemmeno. Invece io saluto tutti. Ma Rocco, pensavano a Rocco Siffredi? Sì, Rocco Siffredi. C'è un po' di differenza, purtroppo, sì. Ammetto di avere questa mancanza. Senti, fra i tuoi personaggi che sì, sono rimasti e tuttora sono veramente sempre richiesti, immagino, penso ci sia anche la parodia di Signorini, nonché Signoroni. Ah, tesoro, adesso devi sapere che siamo stati tutti al matrimonio di Carlo Conti, era veramente nero. Ah, vabbè, sì, Signorini io la adoravo, però è un'arma a doppio taglio questa qui. Quella, e sai, 2 grandi pelati ho fatto, con Mara Venier ho fatto Rappel, il mago di Raffaella Carrà, e Signorini pelato sempre con ore e ore di trucco, quindi eccetera. È che perdi un po' di, quando si faceva Domenica Inn e Salvatore, si stava Salvatore vestito da Raffaella 6 ore, io 6 ore vestito da Rappel, perché Mara Venier era uno squalo, ci chiamava a qualsiasi momento, chiamatemi Rappel, che vieni qua, e quindi dovevi essere sempre pronto, sempre sul pezzo. Quando si usciva lì, un cinema non usciva nessuno, che si fermava all'autogrill, si era finita alle 8, quindi Graziano Salvatori è uno che ci sente all'autogrill, oh, guarda c'è i comici, sì. Quando tornate in televisione tanto non vi si vede, ecco, c'era usciti dalla Dea, proprio. E quindi, no, però è stata una bella esperienza, no, bellissimo. Signorini era il personaggio del momento, l'ho fatto, e ti spiegherò una cosa, Carlo Conti non lo voleva fare, perché Carlo Conti è uno legato, no, dai, se facciamo... Ha paura di offendere? No, d'offendere ora no, non c'ha più paura ora, però aveva paura a un personaggio, perché lui è molto... Carlo Conte è timoroso di personaggi un po' particolari, Signorini aveva paura forse che lo scheccassi nel termine, o lo facessi troppo donna, e poi Signorini non è mia, cioè è uno che si arrabbiava solamente con Barbara De Rossi, con Verissimo, lì ha fatto proprio la scheccata, allora me ne vado, se tu non mi conosci, a Barbara De Rossi, me ne vado, è stata l'unica volta così, però ecco, Carlo Conte aveva paura di questo, invece no, l'ho fatto misurato, è stato il personaggio di quella trasmissione lì, lo posso dire, è stato il personaggio uno dei migliori. Senti, Nichi, qual è
parlo con la persona e non il personaggio, in questo momento, qual è il regalo, non voglio sapere quando è il tuo compleanno, però qual è il regalo che Nicky Giustini vorrebbe ricevere per il suo compleanno? Il mio regalo, allora, il mio compleanno è il 10 settembre, se te lo puoi dire. Sono della Vergine. Così arrivano tutti i regali ora. A me piacciono i libri, io adoro i libri, le biografie, io leggo biografie o gialli di... Prego Andrea. Ecco, oppure anche questo, invitatemi a pranzo. A pranzo, io vengo e mangio perché vi do soddisfazione quando vengo a casa vostra a mangiare. Wow. Questo è il pieto di maiale con prugna, senape e patate alla ghiotta. Uno dei tanti secondi di carne, esatto, di Villa Barberino. Venga signora, la ghiotta, la signora ghiotta, venga qua. Grazie, senti, prima di lasciarti gustare il regalo, questo regalo, La serenità vorrei. La serenità. Perché non sono sereno. Ecco. Mentre tu potessi regalare qualcosa, ormai Natale è passato, mettiamo per l'ultimo dell'anno, cosa regaleresti e a chi? Allora, io farei un regalo, ma veramente a tutti gli italiani, la serenità. Ricordatevi questa parola, è importante. Serenità, perché non si dorme più. Io li vedo gli italiani, li sento alle serate, ci hai fatto ridere, ci hai fatto passare un'ora di allegria, non ci hai fatto pensare a nulla. Quindi vuol dire che la gente pensa sempre a questi problemi. Quindi io voglio regalare la serenità agli italiani. No, non mi voglio candidare, però io regalo la serenità a tutti. Almeno uno che non si vuole candidare. No, mi voglio candidare. Ultimamente c'è stato... Prima i registi si volevano candidare, ora i comici, almeno te no, ma questa è la dimostrazione, nelle parole di Nicky, è proprio che non è vero che i comici pensano solo, sono persone vuote e superficiali. I comici sono come tutti noi, mettono la faccia, ma dentro hanno un cuore enorme, Nicky ce l'ha. Grazie. Mangiamo questo filetto prima di... Voglio fare un paio di giochini con te. Due domandine tipo gioco, tipo quiz. Una si prepara e si mette alle cuffie. Sì, mi preparo, io mi metto le cuffie. No, mi piace perché tutte le volte mi ricompongo perché è importante. Innanzitutto mi hai portato in un posto veramente bello. Grazie. E si mangia davvero bene. Questo consiglio sì, anche alle mie questo sì, a casa. Senti, allora, ti hai parlato che sei un grande lettore. Ti piacerebbe ricevere libri? Sì. Allora, immaginiamo tre libri. Ora ti nominerò tre libri. Non ci ho pensato, quindi la prendo un po' in larga per farmi venire i titoli. E ti vorrei sapere di questi tre quali terresti sul comodino e soprattutto perché quindi sul comodino per certo leggerli la sera. Allora, partiamo con un qualcosa che io ho amato. Cioè proprio sono un fan della saga di Harry Potter, tutti, e li rileggevo mentre riuscivano per non perdere il filo. Quindi Harry Potter, qualcosa di un pochino più, Se questo è un uomo di Oriana Fallaci, dedicato al suo compagno, certo, letto, all'Eco sì, sì, Spanagulis, oppure un giallo di Agatha Christie. Ma io direi tutte e tre. Posso dire tutte e tre? Sì, puoi, certo. Perché, se questo uomo è meraviglioso, scritto in una maniera... Di azione d'amore, fa, ha bisogno di capire veramente un sentimento, quasi si materializza il sentimento in quel libro lì. Harry Potter, il primo terrei, perché mi stupivo ogni volta e lo leggevo, man mano che lo leggevo, mi stupivo di Dio. E poi il giallo, perché ogni tanto mi piace nel buio avere qualcosa ti fa avere un po' di paura. Ma tu reciteresti mai in un film dell'orrore? Io guardo, io penso di non essere credibile. Io non penso di non essere credibile in un film dell'orrore. O in un giallo sì, forse. In un giallo forse sì. Ho fatto il carabiniere, io bravo. No, poliziotto, che carabiniere. Io ho fatto il delinquente in Carabinieri. Nella serie Carabinieri io ho fatto il delinquente, cioè portavo le... io sono sicuro di far bene forse il malato di mente, forse sì, il malato di mente lo farei quindi bene. Il serial killer un po' sì. Un giallo un po'. Un giallo sì. Negli horror ho paura che qualche smorfia mio faccia ridere. Tipo, ti ammazzo e mi venga lo smorfia che mi conoscono e far ridere, dice, non è credibile. E mentre se io ti nomino, che ne so, Titanic, da come ti stai descrivendo io ti sto inquadrando come un uomo comunque innamorato e quindi certo. Titanic, certo. Ben Hur, perché comunque ti ci vedo, bello, condottiero, bello, mi piace, e anche se
Ma neanche Ben-Hur, non mi guardare che Ben-Hur. No, però ti vedrei anche come Gandalf il grigio nel Signore degli Anelli. Sì. In realtà, di quale di questi tre ti potresti sentire protagonista? Madonna, fanno una brutta fine però, Titanic fa una brutta fine. Ben-Hur uguale, allora Gandalf. Perché così è vecchio. Gandalf cresce invece. È stato vecchio così e parla così con quella voce. Beh, forse sì, Gandalf, dai, so che ha visto tante cose. Penso che tu mi abbia detto Gandalf più per il discorso fantastico. Sì, 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 beh, per mi piace. La fantasia che comunque fa parte del tuo lavoro quotidiano. Ben-Hur era perché è il combattente vero, cioè il primo gladiatore per noi era Ben-Hur. Perché io da bambino, avendo avuto un'infanzia terribile, io ho avuto un'infanzia terribile perché mio babbo è morto presto, a 6 anni, quindi la mia mamma non si poteva permettere di portarci al cinema quello vero, ci mandava da Don Giuliano, al cinema parrocchiale di Don Giuliano, e mi sono visto tutte le serie di Godzilla e di Ben-Hur, i Colossi, i Romani, tutte le edizioni paoline mandava quelli, certo. E io mi sono visto tutti quelli lì, e quindi per me la domenica quando andavo lì a vedere mi immaginavo di essere questo Ben-Hur, questo che trainava tutto, cioè, e quindi mi piace anche Ben-Hur, Ben-Hur e Gandalf, dai, insomma. Senti, no, è bello perché poi vedi nel parlare come succede poi realmente a tavola, questa trasmissione è una trasmissione, però il momento in cui siamo a tavola come qualsiasi persona, uno si apre e si racconta sì, sì. La propria infanzia, ed è carino perché insomma vai a toccare anche argomenti veramente tuoi, molto privati, come quello che hai detto ora di tuo babbo. Però sempre per continuare con un po' di luoghi comuni, di giochi fatti di luoghi comuni, la famosa torre. Sì. Chi o cosa butterebbe giù dalla torre Michi Giustini? Chi butterei? Sono tanti, No, veramente, ora a parte uno, sennò poi dopo prendo un'idea politica, eccetera. Ma ora io li butterei tutti. I politici. I politici e la politica in generale. Io ora Renzi forse l'ho simpatico perché veniva a vedere aria vernice fresca al Manila, a Campi Bisenzio. Però ecco, io li vorrei giovani. Giovani che sono proprio sul fatto, su quello che succede, sono attuali, sanno che succede adesso. Questi vecchi basta, via. Senza vitalizio, via, basta, senza vitalizio. E qual è il tuo momento di vita personale che vorresti rivivere anche domani? C'è un momento importante, una sera molto importante, dove dovevo prendere una decisione. E l'ho presa per la strada giusta, sembra, almeno per ora. Poi ci si vedrà fare un'intervista fra 10 anni. Mi dirai se era la strada giusta. Quel momento lì famoso... C'è ancora, ho detto no, non so che fine ha fatto. Però per ora è la strada giusta. E vorrei che le persone avessero un po' tutti il coraggio di fare certe cose qui, perché io vedo insomma anche ci si violenta quasi pur di accontentarsi. Non bisogna accontentarsi, cercare di trovare la serenità e la felicità anche in cose diverse, ecco. Se la vita è una e se in passato abbiamo fatto delle scelte sbagliate, dovremmo avere la forza di rompere quelle scelte fatte per intraprendere un nuovo sentiero di vita. Bello. Giusto? Bellissimo. Senti, invece però parla lui giornalista. No, non è sono... grezzo. No, ma ormai lo sei. Offendi i giornalisti a dire che non ho la tessera di giornalista. Scusa, io sono un conduttore. Hai fatto conduzione, cioè intervisti le persone, tutto. Sei un giornalista. Senza tessera, no, va bene. Senti, c'è invece un momento professionale che non vorresti assolutamente rivivere, professionale, ora ti parlo. Ah, certo, ce l'ho. Un'esperienza terribile a Canale 5. Con Mara Venier il pomeriggio si faceva Ciao Mara a mezzogiorno, ed è stato un periodo, io pensavo fosse l'inizio della mia esplosione di artistica, e invece Mara Venier si faceva male al ginocchio, la trasmissione non andò bene, chiusero tutto, e quindi quello lì io non lo rifarei, lascerei la fine di Domenica In, dove ci ha dato tanta allegria e tanto successo. Allora, siamo quasi sul finale, fra un pochino arriverà il dolce, e prima di farti l'ultima domanda, sì.
E l'ultima domanda è un po' particolare, uguale per tutti i miei ospiti uomini. Aperto ristorante. Amici di Valdarno, aperto ristorantino. No, ma poi dire clienti potevo sembrare anche il maitresse della situazione. Invece assolutamente no. Sì. Senti, parliamo invece un attimo proprio di Nicky Giustini, però stavolta l'attore, il conduttore, lo speaker radiofonico. Lo so, te la fanno tutti, a me non mi piace nemmeno fare, però è giusto sapere che cosa sta facendo e quali sono proprio gli imminenti programmi di Nicky Giustini. Allora, innanzitutto abbiamo ora il Capodanno al Teatro Verdi a Montecatini, una serata con Militello, amici di Striscia Notizie, eccetera. Quindi ecco, innanzitutto la si festeggia, poi vi dico tutto. Allora, questo dolce l'ho fatto io. No, scusi, senta, lo puoi portare via, me lo riporto. E allora, sai cosa sono? Sono gnocchetti di patate. Veramente. Ha un profumo delizioso. Mantecati con il cioccolato bianco, con una granella di nocciola e una spolverata di cioccolato fondente grattugiato sopra. Grazie Andrea. Allora, prima di assaggiare finisco il discorso. Sì. Allora, Capodanno, ultimo dell'anno. Con Militello, amici. Poi c'è questo grande uscita di film che io amo, che si chiama Sarebbe stato facile, con regia di Graziano Salvadori, fratello e amico mio da una vita, che fa regista, e poi una piccola cosa con Pupi Avati, nella serie Bello. Un matrimonio, dove io ho già lavorato con Pupi Avati, negli Amici del Bar Margherita, mi ha richiamato per fare una cosina piccolina, però con il grande Christian De Sica. Il cosiddetto Quindi cameo. Quindi siamo io, un cameo, lo fa Christian il cameo, io faccio da tramite per questo cameo, con il grande Cristian De Sica, che è meraviglioso. Tanti auguri davvero, davvero. Allora, Nick, assaggiamolo. Io prima ti voglio ringraziare di aver accettato il mio invito. Ma ti ringrazio io. E ti non ringrazio è che prima a lavorare di fare o a mangiare in una gavetta, ma portavano un posto bellissimo, Villa Barberino, guarda, me lo ricordo. Ti ringrazio prima di farti l'ultima domanda, perché a me l'ultima domanda un pochino imbarazza sempre. Qual è? Allora te la fo. Perché con questa trasmissione voglio comunque far conoscere la persona, no? Alla certo. fine. E tu sei stato talmente simpatico e aperto che penso che mi risponderai tranquillamente se porti gli slip o i boxer. Gli slip, porto gli slip perché i boxer lasciano andare troppo. Lasciano andare un po' troppo, bisogna avere un'altra tenuta per portare però gli slip, io gli slip perché sono ordinati, via, ti lasciano va, ora stai a mangiare a casa. No, non sono a mangiare a casa. Dunque, sta bene alle 22. Sta bene lo slip. Allora, con questo ancora una volta abbiamo dimostrato che grande persona, perché comunque è difficile che un personaggio conosciuto a livello nazionale come Nicky Giustini accetti poi questa ultima battuta. No, è un comico. Mi immagino fino a là. Io faccio, guarda, ti ringrazio di aver portato qui nel Valdarno, faccio gli auguri a tutti i miei parenti, a tutti gli amici, alla mamma, ai fratelli e tutto, del Valdarno. Vi amo, I love you Valdarno. Io spero, I love you te, spero grazie, davvero. Di riaverti quanto prima, quando in vuoi. Prossime produzioni. Che dirvi, avete conosciuto meglio Nicky Giustini? Se vorrete, ovviamente, noi saremo con voi anche mercoledì prossimo. E a questo punto, da Nicky Giustini, da tutta Villa Barberino, dal sottoscritto e da Francesco, che come al solito non ha mangiato, buona vita dal profondo del cuore a tutti voi. Grazie. No, mi faccio l'applauso. Assaggia il mio dolce adesso. Assaggiamolo. Come ti è venuto di là?